Mascherine ad ogni nucleo familiare, dal centro alle periferie, partita la distribuzione straordinaria disposta dalla Regione Campania nella zona rossa di Ariano Irpino, oltre 15 squadre di volontari in campo su tutto il territorio arianese, dall'area tecnica del comune dove è stata stilata la mappa, sono partiti i vari mezzi della Protezione Civile e Pubblica Assistenza Vita, un lavoro capillare che si intende portare a termine, si spera, in 2 giorni, iniziativa coordinata in prima persona dal commissario straordinario, viceprefetto vicario Silvana D'Agostino. Si tratta di 18.000 mascherine in 9.000 confezioni sigillate, contenenti 2 dispositivi da distribuire ai circa 9.000 nuclei familiari censiti all'anagrafe comunale. Ci siamo divisi le zone per squadre, siamo circa 15 squadre sul territorio e ora procederemo per le varie contrade di Ariano e poi a venire verso il centro. Quindi saranno coperte nell'ambito delle 2 giornate tutte quante le zone di Ariano.